Eccoci qua, allora, il primo look. Questa è... Allora, la maglia l'avete vista in un haul, non è altro che un body. Dietro in maglina e davanti è morbido, ha quell'effetto un po' camicia. Ha lo scollo V con quella spilletta carinissima, dorata, a forma di fiocchetto. I bracciali sono di tally whale e sono dei bangles rigidi in colori diversi, tutti in metallo. La gonna è nera e col peplum piuttosto, insomma, né corta né lunga, mezza coscia. E queste sono le scarpe. Ve le faccio vedere nel dettaglio, hanno delle borchiette dorate che riprendono quindi i bracciali e la spilletta della maglia, un tacco piuttosto alto, però abbastanza comode, insomma. E questo è il look completo, insomma, abbastanza sexy. Il secondo look, eccolo qua, è più casual in jeans. Ed è la camicia multicolor che avete visto in un haul, quella da 1,50 €. Come vedete, indossata è carinissima, è leggera, le maniche un po' a tre quarti e multicolor. Con questo gilet di jeans che la spezza un po', quindi diciamo che quell'effetto non è troppo visibile. La collana è di Zara e va a riprendere un po' i colori, il turchese e l'arancio della camicia. Il gilet ha il bavero con le paillettes, poi è in scuro, con un jeans a vita bassa, un po' strappato, effetto délavé, un pochino a zampa, come vedete, di quelli un po' larghi sotto che si usano adesso. Io l'ho acquistato da poco. E con, insomma, l'effetto un po' slavato e qualche strappo. Le scarpe, vediamo se ci degni di farci vedere le scarpe. Scarpe, ecco, le scarpe sono fucsia e vanno a riprendere, ecco un attimo, ve le faccio vedere più da vicino. Vanno a riprendere le righe fucsia della camicia, come vedete, quindi insomma, perfetto. La camicia è facilissima da abbinare proprio per questi multicolori. Ed ecco perché la borsa, one moment. Eccola qua, la borsa va a spezzare un po', quindi color Tiffany, ma riprende, come vedete, sempre il colore della camicia. Quindi andiamo a giocare un po' con i colori e siamo sempre, insomma, facilmente abbinabili, siamo sempre in tono. Quindi è una cartellina con l'effetto trapuntato, color Tiffany appunto, dietro al suo taschino e si porta a tracolla o a mano. È abbastanza comoda, abbastanza capiente. Quindi questo effetto un po' sportivo dà quel tocco in più il gilet. Un bacio e il prossimo. Il prossimo look, come vedrete, è un po' più casual, un po' per tutti i giorni, quindi vediamo un po' la maglia che abbiamo visto in un haul, quindi una canotta, sul beige, un po' un color beige scuro, col profilo dorato e col taschino, il dettaglio del taschino dorato. Sopra un cardigan tally whale di 1 o 2 anni fa in cotone. È carino perché è lungo e quindi potete mettere dei leggings senza, insomma, scoprire cose che non si debbano vedere. Le scarpe sono degli indianini color cuoio per stare comoda e i leggings riprendono un po' il color biscotto della maglia e il nero, insomma, marrone scuro. Si può portare anche chiusa volendo, magari col primo bottoncino, ma oggi fa caldissimo e quindi la tengo aperta. Invece la borsa l'avete vista nel mio ultimo haul, è una borsa classica che, sdrammatizzata un po' così con quest'outfit, mi piace molto, quindi non la rendiamo troppo elegante, troppo classica, anche perché è un colore neutro, quindi un colore da giorno. Questo è tutto, un bacio! Alla prossima, ciao ciao, iscrivetevi e al prossimo video.